Focus è un progetto che con grande orgoglio stiamo riuscendo a portare avanti da diverso tempo, e oggi è stato il rinnovo di tante aziende che hanno contribuito negli anni passati e l'inserimento di nuove aziende che, avendo apprezzato questa iniziativa, si sono aggiunte a chi ha già contribuito. L'obiettivo è quello di andare incontro alle persone più fragili, alle persone che in città si riescono a muovere in maniera diversa, perché siamo tutti coscienti che le nostre città hanno tanto da recuperare sotto l'aspetto della mobilità sostenibile, sotto l'aspetto di una città a misura di qualsiasi cittadino, e questo è un servizio che ci permetterà di traghettarci verso quella che è l'infrastruttura ideale della nostra città. E con questo servizio riusciamo a far raggiungere alle persone più fragili diversi punti di interesse, diversi servizi come il nostro centro diurno per le persone che hanno disabilità e lo frequentano quotidianamente. Riusciamo a portare le persone a fare delle visite mediche anche al di fuori dei confini comunali, e grazie a quello che siamo riusciti a mettere in piedi quest'anno avremo addirittura dei contributi ulteriori per riuscire a estendere ancora di più il servizio che abbiamo dato fino ad oggi. Allora, Progetti del Cuore da ormai più di 15 anni riesce a essere sul territorio nazionale. Oggi è arrivato qui a Pomezia, e a Pomezia abbiamo fatto quello che facciamo da sempre: cerchiamo di sensibilizzare il territorio, far sì che ci sia sempre più senso civico e che vengano rispettate quelle che vengono definite le popolazioni speciali, che vengono date a loro le opportunità che poi tutti gli altri normodotati riescono a conquistare da sé in maniera autonoma, quindi ridare appunto l'autonomia, e questo è quello che è successo attraverso questo mezzo attrezzato.